Torniamo a parlare di missioni, anche se il mese di ottobre è finito, il mese dedicato alle missioni, e lo facciamo accogliendo nei nostri studi una giovane ragazza che ha fatto una bellissima esperienza e ci racconterà. In compagnia di Viviana Cocomazzi c'è Don Salvatore Miscio, benvenuto. Grazie Anna Maria, bentrovata, bentrovata anche a Viviana e bentrovati a Grazie. tutti voi telespettatori. Ho anticipato l'ospite Viviana, una giovanissima che ha deciso di fare un bellissimo viaggio, dove di solito nessuno, insomma, pensa di andare, o comunque soltanto chi ha il cuore grande vuole andarci, Don Salvatore. Sì, infatti quando ho saputo dell'esperienza di Viviana tramite sua madre, insomma, ho avuto subito la gioia di pensarla qui in mezzo a noi a raccontarci questa bellissima esperienza, per cui sono anch'io curioso di sapere com'è arrivata lì, perché sì, è un posto insolito, effettivamente non tutti magari, o non è uno di quei nomi che si sentono più spesso citare dei paesi, delle nazioni, diciamo, africane, per cui ecco, sono curioso. Infatti, Viviana, sei stata in Guinea pochi mesi fa. Sì, sono stata in Guinea-Bissau e purtroppo solo per 2 settimane, da metà agosto e fino ai primi di settembre. Purtroppo perché ti ha colpito quello che dicevamo anche a telecamere spente, il mal d'Africa. Sì. Chi ci va poi torna con questo malessere strano. Tu perché hai deciso di andare proprio lì? Allora, io ho conosciuto tramite il computer, tramite mail, un prete che è padre Don Ivo Cavraro e un prete del missionario della Fidei Donum della diocesi Bovino-Foggia. E l'ho conosciuto tramite una mia amica perché era già stata l'anno precedente, sempre lì in Guinea-Bissau. E mi ha colpito la sua esperienza e volevo anch'io da tempo fare queste esperienze in Africa. E un bel giorno mi sono messa alla ricerca su internet, volevo andare proprio in Africa e poi, insomma, tra le varie persone che hanno accolto la Richiesta, mia il tuo richiesta, il mio desiderio. desiderio, e c'è stato questo padre Ivo, che lo ringrazio e mi ha permesso di fare questa bellissima esperienza anche con un gruppo di giovani. Non sono stata sola, ma con 9 ragazzi. Tra cui 5 della provincia di Foggia e invece altri 4 della provincia di Vicenza. Don Salvatore, hanno questi giovani, alcuni di loro, non tutti, noi forse ne parliamo anche per questo, insomma, per divulgare questo desiderio, questo sogno, comunque questo sogno bellissimo che hanno alcuni di loro e quindi magari potrebbero imitare Viviana, così come gli altri ragazzi. Questi ragazzi vogliono andare in Africa, o meglio, vogliono fare qualcosa per gli altri. Fondamentalmente è questo che spinge ad andare fuori. Sicuramente anche, diciamo, l'Africa ha sempre avuto il suo fascino sull'immaginario di tutti, sicuramente in modo particolare anche sui giovani. E poi sì, quel grande desiderio di fare di qualcosa di gratuito, qualcosa di profondamente nuovo rispetto a quelli che sono i parametri valutativi della nostra vita occidentale, perché forse, Viviana può raccontarci che lì, quando arrivi lì, ti rendi conto che non puoi utilizzare gli stessi parametri della vita occidentale per valutare la vita delle, diciamo, delle popolazioni africane, ma devi imparare nuovi parametri, nuovi orizzonti. E poi ti rendi conto che magari questo insomma, ti svecchia, ti ringiovanisce o ti costringe a guardare la realtà che avevi sempre visto con gli stessi occhi, con occhi nuovi. Per cui io credo che sì, nel cuore di tanti giovani c'è questo desiderio. A volte nasce anche come desiderio di fuga. No, vorrei andare in Africa perché forse almeno lì non devo dar conto a nessuno. Dove lì probabilmente il passo lento degli africani mi permette di stare al tempo, no? Con loro, mentre qui magari in Occidente non riesco a tenere il ritmo di tutti gli altri. Cioè, sono metafore per dire che a volte l'Africa significa tantissime cose nell'immaginario, diciamo, dei giovani. E molti vogliono partire e magari molti non lo fanno semplicemente perché poi concretamente non sanno Non che cosa, riescono ad cosa bisognerebbe organizzarsi. fare per organizzarsi, perché insomma non è tutto semplice, diciamo, però non è neanche complicatissimo, insomma, non è impossibile, ci si può organizzare. Viviana ha utilizzato un mezzo che poi è nelle case di tutti e tutti i giovani sanno, insomma, come utilizzare, no? Il computer. Certo. Attraverso internet hai trovato questi collegamenti, questi contatti e sei riuscita ad arrivare fin lì. Una volta lì, in Guinea, che cosa hai fatto tu con i tuoi compagni? Come Allora, si svolgevano le vostre giornate? sì, allora non abbiamo operato
in maniera proprio operativa, in maniera concreta, perché una volta che arrivi in Africa, anzi prima che parti per l'Africa, insomma, pensi di voler fare tantissime cose, di voler operare, di aiutarli con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Ma una volta che arrivi lì ti rendi conto che è difficilissimo anche perché ti rendi conto che loro non hanno bisogno di aiuto concreto, perché loro sanno fare, hanno molta forza, ma manca la materia prima. Quindi l'unica cosa che che puoi fare lì è aiutarli con mezzi, cioè dandogli anche piccoli gesti, piccole carezze ai bambini, con un sorriso, insomma, renderti un po' disponibile in questo. E loro come vi accoglievano? Loro, io I ho visto bambini soprattutto. Soprattutto i bambini. Allora, noi eravamo le uniche persone del villaggio, perché stavamo nel villaggio di Bigene, e praticamente il prete era l'unico della zona a possedere una macchina, e ogni volta che passavamo con il suo fuoristrada, questi bambini sentivano il rumore del suo fuoristrada, insomma, uscivano dalle loro case, dalle loro abitazioni per correre dietro, e loro erano entusiasti nel vederci, anche perché eravamo bianchi, eravamo diversi da loro, e speravano anche una caramella, dei giochi, nel fare insomma qualcosa con noi. E anche le persone più adulte, i grandi, la cosa che mi ha stupito è la loro forza e anche il loro modo di accoglierti in maniera positiva, in maniera soprattutto fraterna, anche se non ci conoscevamo. Infatti quando andavamo nei vari villaggi, questi adulti ci salutavano, ci davano una forte stretta di mano, e non era un saluto vano, un saluto così superficiale, vuoto, ma ti facevano una serie di domande, sembrava all'inizio un interrogatorio. Che lingua parlavate? E il criolo, abbiamo fatto anche dei corsi di criolo, la lingua locale, un dialetto portoghese, e, insomma, per rapportarci con loro e con i bambini, con gli adulti e con le persone che vivono lì in quei posti. I bambini, quando vi indicavano come dei bianchi, usavano qualche parola particolare? Sì, dicevano branco branco, che branco, significa branco. Appunto bianco, e noi rispondevamo pretu, perché insomma dicevamo noi siamo bianchi, voi siete neri, ma non abbiamo nessuna differenza. Pretu. Sì, pretu. Anche perché ci vestiamo di nero noi. Sì, infatti. Può essere che sia questo. E dicevo, la cosa bellissima che ho notato, questi adulti quando ti vedevano, per loro il saluto non è una cosa superficiale, ma ti facevano una serie di domande. La prima domanda era come stai, come sta il tuo corpo, come sta la tua famiglia, come stanno i tuoi bambini, insomma, per dire, non era un semplice saluto, ma dovevano sapere tutto di te, e questa mi ha stupito questa cosa. Sì, sin dall'inizio. Vi incontravate anche nei momenti in cui si mangiava, ci si sedeva a tavola, o comunque c'erano diversi momenti scanditi? Allora, noi avevamo in maniera diversa. Stavamo a casa di questo prete e avevamo una scaletta durante la giornata, quindi un programma che insomma organizzava il prete durante la giornata, e durante la giornata facevamo il giro dei vari villaggi. C'erano tutte queste persone che ci accoglievano ed erano proprio entusiasti nell'accoglierci. Si mettevano sotto un grande albero al fresco, perché lì faceva molto caldo, e si mettevano tutti in fila e ci accoglievano, ci davano anche delle sedie su cui sederci, invece loro si sedevano su semplici sgabelli fatti di legno. E la cosa bella è che vedevi queste persone in fila, soprattutto i bambini, ognuno con il proprio sgabello, si sedeva, aveva proprio il proprio posto ed erano lì disposti ad ascoltarci. E poi lo sgabello se lo portavano via. E poi sì, se lo portavano via. Noi stiamo nel frattempo vedendo delle bellissime foto che tu hai scattato, sì, proprio lì, quindi bambini in festa, no? Sì, quando arriva qualcuno festa, da fuori, infatti. È così. Puoi anche commentare qualcuna di queste? Sì, che la foto che vedendo? Avete visto prima era una foto scattata così al momento. Noi eravamo sul fuoristrada e i bambini, quando vedevano il flash della macchina fotografica, erano così felici e contenti di essere ripresi e si mettevano in posa. E quindi potete osservare lo sguardo dei bambini anche, e soprattutto il sorriso spontaneo e molto sincero dei bambini. Se notate, i bambini neri sembra che abbiano gli occhi più grandi dei nostri, perché tra l'iride e la pupilla è tutto nero. E quindi hanno questi occhioni grandi che ti guardano
Si nota proprio la semplicità del loro modo di essere, ma anche la loro, insomma, trasparenza. Mm-hmm. Tu hai fatto questa esperienza e dicevi c'erano anche altre ragazze, altri ragazzi, sì, lì, che venivano comunque dall'Italia. Sì. Cosa ti è sembrato? Avete comunque parlato? Cos'è che aveva spinto loro invece ad andare in Africa? Gli stessi tuoi motivi o altri? Allora, c'erano in questo gruppo di giovani, c'era un prete giovane sulla trentina d'anni che adesso raggiunge il padre Ivo, anche lui come missionario lo aiuta in questa missione, e già c'era stato in Guinea-Bissau insieme a un altro ragazzo che già è stato, e insomma loro già erano al corrente della situazione, della realtà che si vede trovato lì in Africa. Mm-hmm. Sì. Invece c'erano altri ragazzi che due ragazzi sono i cugini del padre Ivo, ed erano incuriositi, quindi il vero motivo che spingeva loro era la pura curiosità di andare a vedere questi posti. Invece il mio tra virgolette sogno che si è realizzato andando in quei posti è stato la vera motivazione, quella di soprattutto mettermi alla prova e fare qualcosa di diverso. Infatti volevo fare un'esperienza totalmente diversa, quindi dalla semplice vacanza a fare qualcosa per me stessa, ma avevo proprio il desiderio di rendermi utile per qualcuno. Sapevo che non avrei operato in maniera concreta, perché, vi ripeto, non hanno bisogno di granché, e il prete tramite mail mi descriveva sempre: non pensare di venire a fare tante cose, anche perché per 2 settimane non potresti non dare degli aiuti veramente concreti e significativi. Ma a me mi è bastato semplicemente andare lì e rendermi conto della situazione. E adesso che cosa succede? Lo chiedo prima a Don Salvatore, perché sicuramente avrai sentito storie come queste. Sì, non solo, io ho vissuto l'esperienza in prima persona di una esperienza missionaria, nel senso che siamo stati per la prima volta per un periodo di 40 giorni nella chiesa del Burkina Faso, in modo particolare nella diocesi di Bobo Dioulasso. E anche noi siamo andati lì senza la pretesa di fare nulla, assolutamente, anche perché in 40 giorni si poteva fare ben poco veramente, ma anche perché arrivi in una storia che va avanti anche senza di te ed è iniziata senza di te, per cui arrivi lì, davvero impari intanto il ritmo di vita che cambia completamente. Anch'io, pensando alle parole di Viviana, ricordo questa lentezza tipica, intanto perché c'è un caldo eccezionale, diciamo, almeno nel periodo in cui sono andato io, e poi perché hanno un grande rispetto degli incontri, cioè tu quando ti incontri loro vogliono stare veramente con te, vogliono sapere di te senza alcuna fretta, quindi quelle visite velocissime e rapide a cui siamo abituati noi occidentali, noi italiani, insomma, in Africa non sono concepibili, per cui questo modo di fare, si arriva lì e si apprende innanzitutto uno stile nuovo di vita, un'attenzione particolare, dopodiché probabilmente le tante conoscenze che noi occidentali abbiamo sicuramente potrebbero essere più utili per innovare un po' il modo di vivere, ma chiaramente stiamo parlando di processi lunghissimi che non si fanno perché arrivi lì e racconti loro di una nuova invenzione che è stata fatta in Italia e la porti lì senza che manchi il contesto per realizzare questa. Per cui ecco, io credo che adesso diciamo Viviana ha nel cuore un'esperienza che sicuramente intanto l'ha aiutata a rileggere forse la sua stessa esistenza, anche il valore della propria persona, delle proprie qualità. Poi questo può essere il periodo nel quale nascono, o meglio maturano, delle vocazioni nel proprio cuore. C'è chi, magari come quel giovane prete, decide di partire per l'Africa, perché abbiamo parlato di Fidei Donum, se non mi sbaglio, sì. Quindi vuol dire che sono dei preti della diocesi di Foggia Bovino che, magari sollecitati dall'arcivescovo, vengono mandati come missionari per un tempo determinato, 5 anni, 10 anni, dipende dal tipo di progetto che si fa, come missionari lì, e poi ritornano nella diocesi a svolgere il servizio di sacerdoti, diciamo, diocesani. Questo via vai di gente per chi vive in Africa non è un po' visto male? Comunque non possono un po' dispiacersi poi per il distacco che c'è solitamente, no? A te ha fatto bene perché ti sei in un certo senso ricaricata, hai comunque visto un'altra situazione che volevi vedere, sei tornata a casa carica, piena carica di meraviglie, se vogliamo.
Però voglio dire, non pensi a loro, magari c'è stato questo distacco, erano abituati a vedervi e adesso non vi vedono più. Possono soffrire pure i bambini stessi? Sì. Non ti è dispiaciuto? Sì, a me è dispiaciuto tanto lasciarli. In realtà l'esperienza era di 3 settimane, ma io per motivi di lavoro ho dovuto lasciarli ancora prima. E secondo te a loro è dispiaciuto? A loro è dispiaciuto, ma sono anche... abituati insomma a vedere gente che va e soprattutto a loro rimane non il dispiacere ma anche quel poco che siamo stati, la nostra presenza e quindi quel poco che abbiamo, che siamo stati, quindi rimane quella, quella piccola voglio dire un bel pensiero, un bel ricordo, sì, anche se per poco tempo. Anche perché effettivamente, come dicevi tu stessa, insomma, sono abituati a vedere tanti volontari che vanno lì in missione, questa gente che si presta. Chiaramente i legami restano, si creano delle sofferenze, anche perché insomma c'è un affetto che nasce, una simpatia naturale che nasce. Però, come dicevo prima, ci si anche rende conto che la vita va avanti, veramente. Cioè, voglio dire, la nostra presenza arricchisce la presenza, arricchisce la vita di chi ci incontra, sicuramente. Però, per fortuna, non la determina in maniera così forte, visto che siamo persone che andiamo lì per un periodo brevissimo. Abbiamo parlato di Viviana come volontaria in missione. E tu stessa ci dicevi che per motivi di lavoro sei dovuta rientrare prima, perché tu effettivamente un lavoro qui in Italia ce l'hai. Sì. Cos'è che fai? Di che cosa sì, ti fortunatamente occupi? Come pochi giovani adesso lavorano, io lavoro a Vasto, sono logopedista, quindi sono abituata e sono sempre circondata da bambini e ho potuto vedere la differenza dei bambini bianchi, dei bambini neri, ma insomma tutti i bambini sono uguali e sono entrambi belli. E mentre stavi lì non ti è già venuto in mente qualche progettino che si potrebbe realizzare con magari loro nella comunità africana? Sì. Inizialmente il padre mi aveva chiesto di andare lì e di operare per quel poco che si poteva fare con questi bambini mettendo in atto le mie conoscenze. Però io gli ho detto che non sapendo la lingua e quindi non potevo operare in maniera proprio significativa. E mi è bastato semplicemente osservarli e guardare i loro sguardi, i loro sorrisi per capire come sono. Poi a volte non serve tanto sapere la lingua, ma servono carezze, sorrisi e piccoli gesti che comunque riempiono la loro... La lingua del cuore. Bisogna, sì, soprattutto quella. Là ci si capisce tutti. Sì. Colpita da questo malessere, quando hai intenzione di ritornare? Il più presto possibile, se qualcuno insomma è disposto ad accogliermi per un periodo un po' più lungo, più diciamo, lungo, sì, rispetto alla scorsa esperienza. Un appello che facciamo ed è quello che sentiamo ai telespettatori, dire anche sacerdoti magari o giovani che organizzano queste esperienze, gli uffici missionari magari. Insomma, magari possono anche tramite Teleradio Padre Pio far sapere a Viviana che qualche altra esperienza che si sta organizzando. Piuttosto che andare altrove, insomma, meglio andare in Africa. Lì si cresce e sì, ci si arricchisce. Sicuramente si va incontro a un'esperienza poco, diciamo, prevedibile, ma che sicuramente, questo è prevedibile, ti porta, diciamo, ti fa tornare a casa con un cuore dagli orizzonti allargati. Don Salvatore, abbiamo inserito il racconto di Viviana nel nostro spazio dedicato alla pastorale giovanile. È anche questo un modo, no, per parlare di giovani e comunque invogliare a fare alla stessa maniera? Sì, i racconti di vita sono sempre le cose più importanti, anche perché anche la fede è un trasmettere racconti di vita, una vita che ha incontrato il Cristo e quindi diventa racconto di vita. Riccardo Tonelli, che è un grandissimo salesiano, esperto di pastorale giovanile, che approfitto dell'occasione per salutare, dice sempre che l'annuncio, l'evangelizzazione è l'incontro di 3 storie. La storia di Gesù Cristo, con la storia di chi la racconta e la storia di chi, diciamo, ascolta, quindi dell'educatore, dell'educando e di Cristo, che insomma è un insieme di queste 3 storie. E noi attraverso queste trasmissioni stiamo cercando di far incontrare più storie possibile. La nostra di raccoglitore di storie, la storia di chi ha incontrato Gesù Cristo nella sua vita e la storia di chi ci sta ascoltando.
E continueremo a parlare ancora di missioni anche la settimana prossima, quindi ancora un racconto che ci terrà, insomma, vivi, pimpanti, con la voglia sempre di fare qualcosa di più per chi ne ha bisogno. Grazie, grazie a Viviana, voi, buon lavoro grazie. E buona vita, come si suol dire, no? Certo. Grazie Don Salvatore, grazie.